Ognuno di noi conosce le proprie lacrime, le proprie difficoltà, le proprie esigenze e non dobbiamo vergognarci, qualunque esse siano, di qualunque natura. Però ecco, mi piace anche vedere questo Padre Pio che non delude mai, che dice: guarda, non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nessuno andrà a casa, tornerà indietro a mani vuote. Ognuno riceverà qualcosa. E penso che davvero, ecco, essere qui, pregare vicino alla sua tomba, ma questo vale per tutti i santi, per tutti coloro che, ripeto, magari nella vita sono state anche persone poverissime, ma quella grazia di Dio che è passata attraverso di loro è stata capace di riempire i cuori e di lasciare un segno nella vita di tutti coloro che hanno teso una mano. Ecco, vogliamo sentire davvero questa mattina Padre Pio, come anche lui, come questo viandante che ci sta vicino, che ci ascolta, il sacramento della confessione, come colui che non ci lascia andare indietro così come siamo arrivati. E d'altra parte lui stesso ci dice: è vero, riceviamo, ma quel santo dobbiamo essere anche noi dobbiamo vedere bene. Veramente non possiamo dare nulla? Veramente non possiamo in qualche modo venire incontro in nessun modo ai nostri fratelli che sono maggiormente in difficoltà? Forse no. Ecco, la luce del Vangelo probabilmente ci illumina anche in questo.